Buonasera, buonasera e benvenuti da l'Allianz Arena da Monaco di Baviera per la radiocronaca in diretta di Bayern Monaco Juventus. Vi ricordiamo che noi abbiamo la nostra grandissima abbiamo le nostre grandissime esclusive radiofoniche. Questa è una grande partita bella dall'Allianz Arena, ci siamo e ci saremo sempre per tutta la Champions League. Daremo partita in esclusiva, dato che la Roma è stata fatta fuori dal Real Madrid. Noi daremo delle nuove grandissime partite in diretta esclusiva solo su Radio Inizia il Campionato. Saluto tutti quelli che ci seguono sempre, i nostri abituali radioascoltatori. Tra poco, quando vi ricordo il risultato dell'andata che abbiamo seguito dallo Juventus Stadium, Juventus Stadium, e siamo 2-2. Vi ricordo ieri che la partita di ritorno tra Atletico di Madrid e PSV Eindhoven è finita 0-0, è andata ai rigori, quindi non si può andare ai rigori. Noi adesso vi ricordiamo la formazione ufficiale del Bayern Monaco. Il Bayern Monaco è cambiato il 4-1-4-1-4-1. Da quella che vi avevo detto prima è cambiata Neuer, Lahm, Kimmich, Benatia, Alba, Vidal, Douglas Costa, Müller, Alonso, Ribéry e Lewandowski per Juventus. Un 4-3-3, Buffon, Steiner, Barzagli, Bonucci, Evra, Kedira, Hernanes, Pogba, Cuadrado, Morata ed Alex Sandro. Noi, cari amici e cari amici, ci prendiamo il nostro super spot e poi torniamo con la radiocronaca diretta dall'Allianz Arena di Monaco di Baviera per Bayern Monaco Juventus. Adesso c'è l'inno della UEFA Champions League e noi ve lo facciamo riascoltare l'inno della UEFA Champions League. Cantate insieme il finale, tutti insieme, tutti insieme, tutti insieme, pure io. The Champions! È stato carina la cosa di farlo anch'io la finale dei Champions, è bellissimo, l'ho fatto anch'io, è una cosa emozionante fare anche dei Champions. Tutti quanti, abbiamo detto anche le formazioni ufficiali, sono cambiate. Sono cambiate, allora andiamo a vedere. Come l'avevo già detta la partita, l'avevo già detto. Avevo già detto un po' tutto, avevo detto della partita, che è una partita secondo me bella ed emozionante, una partita strepitosa. Una partita secondo me strepitosa, quella di questa sera. La Juventus deve andare avanti, deve comunque provarci, perché non è semplice dall'Allianz Arena vincere questa grandissima partita, vincerla perché si sa che la Juventus non è una tra le favorite. Super spot e poi di voi con noi per il fischio d'inizio. Bentornati dall'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Vi ricordiamo il risultato della partita di andata che noi abbiamo sentito. Ecco, bellissimo comunque. Vediamo se inizia. Sta per
Batte la. Il primo batte la. Batte la Juventus, lo batterà il primo pallone, lo batterà la grandissima Juventus, batterà il grande pallone. È iniziata Juventus Bayern Monaco, è inizi Bayern Monaco Juventus, chiedo scusa, è iniziata. Scriveteci sui nostri social, a Facebook, la pagina Facebook ed il profilo Twitter su Facebook. Potete anche scrivere hashtag inizio il campionato e io leggo, o sulla pagina. Mentre è iniziata da 25 secondi la partita. Tutti quanti a seguire questa grande partita. Il commento di Daniele è sempre qui, che è presente, sempre per sempre presente con voi, ed è presentissimo, presentissimo. Ho cantato anche il finale, il finale, grandissimo finale, fortissimo finale, quindi bellissimo, che era la sigla finale, che era la Champions League. Vi ho cantato il finale anch'io perché è strepitoso. Ho iniziato da 1 minuto e 25 secondi la partita. Bayern Monaco e Juventus sempre sullo 0-0. Noi avremo anche i nostri inviati a bordo campo, che ringrazio sempre. Sempre per sempre vorrei ringraziare tutti quanti, li vorrei ringraziare tutti quanti. Seguiteci perché siamo sempre tornati. Vi ricordiamo questi gli appuntamenti di questa settimana. Questa sera faremo Bayern Juventus. Poi giovedì la Vidal sbaglia, Vidal controlla malissimo. Primo è stato un grandissimo brivido per questa. Andiamo, arrivedere. Sbaglia Vidal doveva colpire. Ha sbagliato, l'ha colpita malissimo, e per questo ha sbagliato. Vi stavo ricordando gli appuntamenti. Allora, noi saremo questa sera per Bayern Monaco Juventus. Poi giovedì ci sposteremo dalla Champions, passeremo all'Europa League, dato che la Lazio, come voi sapete, gioca alle 19. Alle 19, quelle 19 noi non le faremo. Vi daremo altra, questa vi lo ripeto, esclusiva radiofonica. Lo ripeto, esclusiva radiofonica. Ci sarà diretta con l'Europa League, ma ci concentreremo più su Tottenham, Borussia Dortmund, quindi la partita eccezionale. Poi sabato torniamo con il campionato, sabato, e c'è Roma Inter, sempre qui sarà inizio il campionato. E poi inizia un'altra la settimana prossima, mercoledì prossimo. Noi stiamo cercando di organizzarci, forse faremo anche la partita di Eurocup del Emporio Armani Milano, e siamo in esclusiva anche questa volta. Poi lunedì mi sono dimenticato, lunedì ritorna speciale motori, con tutto quello che è successo ai motori, perché inizia anche i motori, e saranno anche un'altra grande esclusiva MotoGP e Formula 1, sempre e per sempre con noi qui radiofonico. Quindi ci sarà qualche diretta anche di Formula 1 alla fallo, c'era fallo, Quadrado si prosegue per il vantaggio. Ancora palla per la Juventus. Pogba, non benissimo. Palla ancora via per Hernanes. Allora, grandissima partita, grandissima, è una grande partita. La vogliamo anche dire tantissimo di questa partita, sono stati tantissimo all'andata. Vorremmo
esultare come è risultato all'andata, perché i gol di Dybala e Sturaro, che sono stati i primi gol, perché sia Dybala che Sturaro hanno fatto il primo gol in Champions League, dato che Dybala non c'è, si è fatto male, purtroppo noi gli facciamo i migliori auguri e gli diciamo di riprendersi presto, perché deve tornare al più presto in campo al più presto. Ta. Rete! 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 Pogba! Paul Pogba! 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 Gol! Incredibile! Paul Pogba mette dentro! Juventus in vantaggio! Juve in vantaggio! Gol di Pogba! Pogba! Grande! Grandissimo Paul Pogba che la mette dentro! Grande, grande gol! E adesso i bavaresi sono in difficoltà, i bavaresi! E tutto è zittito, l'Allianz Arena è zittita, l'Allianz Arena. In vantaggio la Juve, Paul Pogba, grande gol della Juventus. È stato eccezionale, fenomenale. La Juve anche senza Dybala, Bonucci, Marchisio è riuscita a metterla già dentro e siamo al 5 minuti e 54 secondi. Paul Pogba la mette dentro alle spalle di Neuer. E quindi la grandissima esultanza, perché ha segnato un'italiana, l'ha segnato, ce l'ha fatta. Paul Pogba si è risbloccato in UEFA Champions League, l'aveva sfiorato il gol all'andata, l'aveva sfiorato Meril 2-2. Quindi, gol pazzesco di Paul Pogba. Quindi, grande gol. Grande Paul Pogba. Grande Paul Pogba. Grandissimo. Quindi, vi ricordo che una partita. Siamo, allora, tutti quanti sono esplosa la gioia, esplosa la gioia, la gioia grandissima, la gioia grandissima. Quindi grande gol di Paul Pogba, grandissimo gol di Paul Pogba, e noi diciamo vai Paul, c'è Veloso che dirà. Ancora la Juve, Vidal, verticalizza. Allora, grande partita, noi intanto iniziamo a dire un po'. Era sfavorita la Juve con tutti questi giocatori che mancavano, era sfavoritissima la Juventus, era sfavorita, è per questo la sfavorita. È partita eccezionale. Siamo noi, sempre noi. Noi vi ricordiamo che noi non facciamo neanche uno spot pubblicitario. Palla fuori, sbaglia Douglas Costa. Noi vi stiamo ricordando che non facciamo pubblicità, quindi saremo fino alla fine del primo tempo, ci prenderemo spot. Ci vedremo lo spot a fine primo tempo per dirvi l'uomo intervistare l'uomo dei primi 45 minuti se riusciamo a beccare. Poi ci saranno i voti e poi ci ritroveremo nel secondo tempo. Quindi bella, comunque bella bella partita, una Juve arrembante. Quindi adesso se finisse dopo 90 secondi così, passerebbe la Juve, ma non è ancora detto l'ultima parola, perché guardate, l'ultima parola è sempre l'ultima parola. A volte, come si dice, l'ultima parola famosa. E quindi mi tocca la scosta. Quindi stiamo seguendo tutto, stiamo
fascista. Grande, grandissimo gol. Juventus in vantaggio, Juve in vantaggio. Grandissimo. Grande, grande. Evra. Mi tormentarsi un po'. Rabbioso del Bayern Monaco. Müller. Lewandowski, liberi. Da volo. Molto difficile, molto molto difficile. Grande partita, grandissima partita. È una grandissima partita. Ve lo stiamo dicendo da un sacco di tempo. Questa partita è fenomenale. La Juventus è fenomenale. E allora. Allora, pochi richiami da questo, come ci ha detto il collega, da pa... Vuole che Morata vada di più Morata. Sì, questo sì. Quindi. Allora, stiamo seguendo finte Alessandro. Morata fa girare all'indietro, dodicesimo. La Juventus è in vantaggio sul Bayern Monaco, ha segnato Paul Pogba. Una segnata al quarto minuto, 4 minuti e 55 secondi, quindi bel. Juventus. Vi ricordo il risultato, Bayern Monaco 1, Juventus, Bayern Monaco, vi ricordo il risultato, Bayern Monaco 0, Juventus 1, e il gol di Pogba è stato fenomenale, è riuscito a mettere con un destro grandioso, è stato fenomenale questo destro di Paul Pogba. Ce l'ha fatta a metterla dentro. Adesso, se finisce così dopo 90 minuti, la Juventus passerebbe il turno. Quindi abbiamo anche ricordato il risultato. Siamo anche nell'ottica un po' nell'ottica, no, come vi dicevo. Quindi stiamo seguendo, stiamo seguendo un sacco questa partita. Bayern, ancora palla per il Bayern, palla per il Bayern. Adesso stanno incitando tantissimo i tifosi del Bayern, perché devono spingere la squadra a segnare, ma non è facile. Grandissimo, secondo me, un po' tutti hanno sottolineato la Juve, anche i stessi tifosi, perché pensavano che la Juventus con tutti questi assenti sbagliava, invece Paul Pogba gli ha detto anche ai tifosi, e ci siamo anche noi, ci siamo anche noi, c'è anche il presidente della Juventus Marotta, che sta vedendo questa partita un po' teso e ansioso, però si vede ansiosissimo, perché abbiamo visto. Quindi Oba, Morata, Morata, andiamo Morata, vediamo Morata che cosa fa. Sbaglia Morata, ha capito tutto Morata, ma non riesce. Morata va con il destro e sbaglia tutto Morata. Poteva essere il 2-0 della Juventus, che la Juventus questa sera deve vincere per forza all'Allianz Arena, battere il Bayern dopo che la maledizione si era ripresa per quando hanno preso Bayern Monaco. Oddio, il Bayern che 2 anni prima aveva sbancato e fatto fuori la Juventus. Alaba. Lui. X-Nine. Quindi. Stiamo seguendo un po' tutto,
tutta questa grande, questo grande primo tempo. Siamo al 14° minuto. Siamo al 14° minuto del primo tempo e la Juventus è in vantaggio 1-0 con D. Poi Pogba a 4 minuti e 55 secondi. Gol di Paul Pogba. Per essere preciso, qua da segno di gol per tutti con 5 minuti. Al quinto minuto, ma non è così. 4 minuti e 55 secondi. Ancora palla per Juve. Lam tira fuori. Alaba sbaglia. Noi vedoliamo le nostre grandi esclusive che ci saranno. Ci saranno queste settimane, ci saranno la Formula 1, la MotoGP e tanti altri motori, ci saranno. Poi ci sarà anche l'approfondimento di lunedì con speciale motori, metteremo il video, vi dico, metteremo video dove faremo commenti, anche faremo vedere immagini. Questo è, noi siamo così, metteremo immagini, un po' delle partite, metteremo le immagini per questo. Partite, motori. E poi faremo noi speciali che sono, che si chiamano, si chiamano Che Sport, si chiama Che Sport, che parleremo tutto di sport tranne il calcio, che si chiama il nostro programma Che Gol, e quindi andiamo a rivedere un po' le cose successe nel calcio, quindi. Noi adesso stiamo in diretta dall'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Bayern Monaco 0, Juventus 1, segna Paul Pogba. Adesso i tifosi del Bayern vogliono far andare, vogliono spingere la squadra perché è suo svantaggio, deve segnare un gol. Che non basterebbe, ne servono due per passare per il Bayern. Per il Bayern, ma anche se ci sono 3-3 nel complessivo e si va sempre. Noi siamo sempre qui, sempre qui. Tutti quelli che ci stanno seguendo, che in radiofonici, tutti quelli che ci seguono in via radiofonica. Spreaker ovviamente, ovviamente, e questo sia Spreaker, ovviamente dovete un po' di capire che tantissimo è quello che stiamo, il lavoro che stiamo facendo noi, perché noi vi stiamo portando all'interno dello stadio. Vi ricordiamo che noi con le interviste sempre video su YouTube, come ho fatto con quello tra Roma e Real Madrid, video su YouTube, manderemo il video su YouTube, il video su YouTube per questo, il grande, vi porteremo sempre. Siamo secondo la grande Juventus, che ci vuole provare la Juventus, e per dirvi che la Juve ci vuole provare, vi ricordo che una Juve che così arremmante non la vedevo da un sacco di tempo, l'avevo. Ndoschi, per lui non ce la fa, non arriva per un soffio. Noi tra poco ci spostiamo sulla seconda parte di Juventus, di Bayern Monaco Juventus. Tra poco, quindi a brevissimo, quindi non è una piccola pausa, è che il fatto come facciamo, come è impostata la diretta, come è impostata la diretta nostra, è bello, bello, sentiamo. Allora, ha detto il nostro collega, lo ringraziamo perché ci ha detto qualcosa, ci ha detto in cuffia, noi quell'attimo che ci dice in cuffia lo riportiamo subito. Ha detto che praticamente Morata deve stare sempre lì a riavanzare in attacco per far respirare un po' la difesa, per questo
perché se fanno pressare la difesa, i giocatori di arriva danno sempre sul morale, la difesa un po' respira per questo. E noi stiamo per andare Douglas Costa, giallo per Douglas Costa, quindi c'è il primo, vediamo se conferma il primo cartellino giallo o l'arbitro non lo dà, perché da quello che ho capito al primo impatto gli voleva dare. E noi ci salutiamo per questa prima parte di Juventus Bayern Monaco, per questo Bayern Monaco Juventus, Bayern Monaco 0, Juventus 1, gol di Paul Pogba, ci entriamo nella seconda parte.